Grazie Presidente, grazie per l'applauso preventivo sulla fiducia. Confesso la mia emozione. Mai nella vita, quando ho cominciato con la mia attività politica, avrei pensato di sedere non solo sui banchi del governo, ma neanche sui banchi del Parlamento. Sento forte l'onore, l'onere, la responsabilità. È il mio primo intervento, quindi ringrazio voi per l'attenzione. Ascolterò tutti, ringrazio chi ci sta seguendo da casa. Mi sono fatto dare una documentazione puntuale, ovviamente sui fatti. Mi permetterò di introdurre e concludere con due riflessioni. Innanzitutto ringrazio l'ex procuratore di Venezia, Carlo Nordio, che oggi ha scritto un articolo che mi ha confortato dal titolo «Diritto e diritti, la lezione che nessuno può dare al nostro Paese», che mi impone di dire che intervengo a nome di un governo e di una maggioranza, ma arrivo ad avere l'ambizione di parlare a nome di un popolo che non ha niente da imparare in termini di generosità, volontariato, accoglienza e solidarietà da nessuno. Il problema non è il derby Italia-Francia dei mondiali, che peraltro ci vedono esclusi. Il problema è che la nostra storia di solidarietà, generosità e volontariato non merita di essere apostrofata con alcuni termini da parte di qualche esponente del governo francese, che spero e penso dia le scuse ufficiali nel più breve tempo possibile, sono state usate nelle ultime ore. Dicevo, Carlo Nordio, che scrive: il diritto internazionale, come tutto il diritto, non è una scienza esatta, e quindi abbiamo letto tutto il contrario di tutto. Aggiunge ricordando che l'immigrazione, da fenomeno relativamente modesto e controllabile, è diventata un'invasione gestita da criminali, e conclude dicendo che il nostro nuovo governo avrà molti difetti, vero, ma in questo momento su questo tema si sta comportando con coerenza e dignità. Coerenza e dignità, a cui aggiungo l'umanità, perché il primo intervento che ho chiesto da padre di famiglia è stato di comunicare con la nave Aquarius per mettere subito in sicurezza le donne e i bambini. Subito in sicurezza le donne e i bambini. Non abbiamo avuto risposta. Quindi evidentemente l'emergenza non era così emergenziale. In questo momento la nave Aquarius, con due navi della Marina e della Guardia Costiera, sta navigando serenamente verso le acque di un paese che si è detto disponibile ad accogliere. La Francia, dicevamo, la Francia che ci dice che siamo cinici, ci tengo a dare a questo Senato e a chi ci segue i numeri: dal 1 gennaio di quest'anno al 31 maggio i respingimenti alla frontiera Italia e Francia hanno visto rispedire a casa nostra 10.249 esseri umani, compresi donne, bambini e disabili. E sulla base degli accordi sui ricollocamenti del 2015, la Francia si era impegnata ad accogliere 9.816 immigrati. In tre anni, invece di 9.816 immigrati, ne ha accolti 640. Quindi chiedo al Presidente Macron di passare dalle parole ai fatti e di accogliere domani mattina i 9.000 immigrati che si erano impegnati ad accogliere, per dare un segnale di generosità concreta e non solo a parole. Ricordo che l'Italia in questo momento, questa mattina, è il secondo paese per accoglienza in tutta Europa, quindi di questo stiamo parlando. Noi stiamo verificando i costi e i tempi, perché il problema su cui dovremo lavorare sono i costi e i tempi. Chi mi ha preceduto ha fatto un buon lavoro e noi non siamo qua per smontare il buon lavoro fatto da altri, cerchiamo semplicemente di fare un lavoro ancora migliore. Non siamo particolarmente intelligenti, ma prendiamo atto di quello che è stato fatto di positivo e vedremo di farlo ancora di più positivo. Quello che non funziona, su cui evidentemente chi mi ha preceduto non è stato abbastanza fortunato, efficace, sono i tempi di identificazione, perché dal momento dello sbarco alla chiusura del percorso, compresi i ricorsi, arrivano a passare circa 3 anni, che è un lasso di tempo inaccettabile e incomprensibile. E per quanto riguarda i costi, per ogni singolo richiedente asilo, io ricordo che i francesi spendono 25 euro al giorno, a cui aggiungono
in qualche caso 4 euro di pocket money, i tedeschi 26, i croati 25, gli austriaci 23 e via dicendo. Quindi cercheremo di portare i costi di questa immigrazione, per noi difficilmente sostenibili, a livello dei paesi nostri simili in Europa. Non si vede perché noi dobbiamo spendere 35 euro per garantire servizi che in altri paesi comportano una spesa molto minore. Settimana prossima avrò l'onore di incontrare 250 ragazze e ragazzi formati per far parte delle nuove commissioni di identificazione e riconoscimento, per accelerare ancora di più i tempi di distinzione fra i rifugiati e coloro che rifugiati non sono. Ricordo i numeri che amo di questo 2018: fra le 42.000 domande esaminate, il rifugiato politico è stato riconosciuto come tale in 7 casi su 100, se aggiungiamo i 4 casi su 100 di protezione sussidiaria arriviamo a un 11%, c'è una maggioranza assoluta delle domande che viene respinta perché priva di qualsiasi fondamento. Il problema è che c'è dietro un business, lo diciamo ad alta voce: il 99% delle domande respinte è oggetto di ricorso, e c'è il business degli avvocati d'ufficio che fanno milioni di euro sulla pelle di questi disgraziati e occupano le aule dei tribunali. E quindi anche su questo occorre fare qualcosa. Arrivo alla relazione che i miei uffici mi avevano messo giù. Però ritenevo doveroso da ministro, e mi spiace se lei non lo ritenesse doveroso, io sono qua come ministro e come uomo, e l'unica cosa che non accetto, e avendo 2 figli, è di pensare che al governo ci sia qualcuno che vuole il male dei bambini. Io voglio che questi bambini non siano messi su un gommone in condizioni di morire come bestie in mezzo al mar Mediterraneo. Non interrompete. Io sono stufo dei bambini che muoiono nel mar Mediterraneo, perché qualcuno li illude che in Italia e in Europa ci sia casa e lavoro per tutti. Sono stufo di questi morti di Stato. Sono stufo di questi. Senatrice Malpezzi. Quindi, senatrice Malpezzi, la invito a tacere. Se qualcuno preferisce il business, accomodatevi in una cooperativa, non in un'aula del Senato. Però cartelli non se ne mettono in aula, butti giù il cartello. Ma non mi danno, d'accordo? Fastidio i cartelli. Non mi dà fastidio Macron, figurati se mi dà fastidio un cartello. Quindi collega senatore, tiri su il cartello che ritiene di tirar su, non ho il minimo problema. Nel merito della vicenda Aquarius, è stato richiesto al governo di riferire sulla vicenda nel contesto di un'operazione di soccorso che ha portato al salvataggio di 629 migranti nelle acque del Mediterraneo. Il giorno 9 giugno 2018 si sono verificati all'interno dell'area di responsabilità dichiarata dalla Libia 6 eventi distinti, per i quali il centro di coordinamento delle capitanerie di porto, con sede a Roma, ha ricevuto le prime richieste di soccorso. A seguito di queste richieste di soccorso, il centro di coordinamento di Roma ha provveduto a interessare l'autorità libica. Problema numero uno. Sebbene la Libia abbia ratificato la Convenzione del 79 e abbia recentemente dichiarato la propria area di ricerca e salvataggio, non ha assunto il coordinamento dei casi. Va peraltro precisato che, con il sostegno delle capitanerie di porto italiano, la Libia sta gradualmente procedendo ad attivare un proprio centro di coordinamento soccorsi. Stiamo lavorando perché io personalmente, entro il mese di giugno, possa andare in Libia a cercare di garantire eguaglianza di diritti e di doveri su entrambe le sponde del Mediterraneo. Dopo il no libico è stata altresì contattata l'autorità SAR maltese, in quanto centro di coordinamento di soccorso responsabile per l'area immediatamente limitrofa a quella degli eventi. Tuttavia, neppure la predetta autorità maltese ha assunto la responsabilità del coordinamento, cosa che sono abituati a fare da anni. Il fatto che il governo abbia alzato per una volta la voce probabilmente metterà i maltesi di fronte alle loro responsabilità di aiutarci a salvare vite umane. Pertanto il centro di coordinamento di Roma ha dovuto proseguire nella direzione delle operazioni di soccorso per i 6 eventi sopramenzionati. L'attività di coordinamento delle operazioni ha portato al salvataggio di 629 persone che sono state riunite sulla nave Aquarius. Completate le operazioni di salvataggio, l'Aquarius cominciava la sua navigazione verso nord e, una volta raggiunta l'area SAR maltese, al fine di garantire il prima possibile assistenza ai migranti,
richiedeva a Malta, la nave della ONG battente bandiera di Gibilterra, tramite il centro di coordinamento di Roma, un porto sicuro dove attraccare in base alla Convenzione di Amburgo. Sul punto è opportuno specificare che l'Aquarius, alle ore 12 di domenica 10 giugno, quando si trovava a circa 64 miglia nautiche a sud dell'isola di Malta, ha manifestato problemi di sicurezza a bordo e quindi ha chiesto alle autorità maltesi di poter sbarcare sull'isola le persone soccorse. In attesa di tale riscontro, più volte sollecitato e che perdurava per l'intera giornata di domenica 10 giugno, la nave Aquarius continuava a permanere nelle aree di competenza maltese. Nelle prime ore della notte dell'11 giugno, il comandante della nave comunicava al centro di coordinamento di Roma il peggioramento della situazione sanitaria, nonché lo scarseggiare di risorse alimentari. Ancora sollecitati, nella mattinata dell'11 giugno, con una comunicazione ufficiale al centro di coordinamento di Roma, Malta negava la propria competenza sull'evento in questione. Se ne fregava, punto a capo. In attesa di determinazioni in merito all'individuazione di un POS, la nave Aquarius, che stazionava nella zona di ricerca e soccorso maltese, è stata costantemente affiancata da motovedette della Guardia Costiera Italiana, con personale medico imbarcato per fornire eventuale assistenza sanitaria. È stata altresì rifornita delle derrate alimentari di tutto quant'altro necessario per tutte le persone a bordo. Sottolineo, l'ho già detto, che è stata offerta al comandante della nave Aquarius per ben due volte, alle ore 12:11 e alle ore 14 dell'11 giugno, la disponibilità delle autorità italiane, su mia indicazione, a far sbarcare sul territorio nazionale le persone eventualmente bisognevoli di particolare assistenza sanitaria, quali ad esempio le donne incinte e i bambini. Disponibilità che non è stata accolta dal comandante dell'unità. E qua la differenza fra la realtà virtuale e la realtà reale, fra quello che si leggeva sui siti, sui giornali e sui social, e quello che noi chiedevamo di fare e ci veniva risposto con un cortese no grazie non mi interessa, è evidente. Se c'è emergenza, siamo i primi a voler intervenire sull'emergenza. Se non si ritiene a bordo di questa nave dell'ONG che ci sia un'emergenza, evidentemente qualcuno dice qualcosa che non è così vero. Ma tant'è. Nelle prime ore del pomeriggio dell'11 giugno il governo spagnolo comunicava la propria disponibilità allo sbarco dei 629 migranti presso il porto di Valencia, formalizzata successivamente alle 22:48 dello stesso giorno. Io ringrazio gli amici spagnoli, ricordando però i numeri che dicono che ad oggi, in questo momento, l'Italia ospita circa 170.000 richiedenti asilo nelle strutture italiane, i numeri ci dicono che in Spagna sono circa 16.000. 16.000, 170.000. Quindi ringrazio il buon cuore del Presidente Sanchez, diciamo che ha ampio margine per esercitare la sua generosità e la sua accoglienza anche nelle settimane a venire, visti i numeri da cui partiamo. Il comandante rappresentava che per effettuare il viaggio in sicurezza la nave Aquarius non avrebbe potuto ospitare a bordo più di 100 migranti. Bene. Ci muoviamo, si è tenuta una riunione nella serata dell'11 giugno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione del sottoscritto, dei colleghi che ringrazio per la comunità di azione ed intenti del Danilo Toninelli, Trasporti e Infrastrutture, 30 della Difesa, Marina Militare. Si è deciso di mettere a disposizione due navi, una della Marina e una delle Capitanerie di Porto, per assistere l'Aquarius e prendere a bordo 250 persone sull'Aurione, 273 sulla Dattilo e accompagnare per un viaggio tranquillo e sicuro verso il porto di Valencia la suddetta nave Aquarius. Questi sono i fatti. Poi ognuno sui fatti, per carità di Dio, siamo un'aula politica, può avere le interpretazioni che vuole. Il fenomeno migratorio è senz'altro complesso, mi riferisco ad esempio ai 170.000 immigrati, come detto, in accoglienza in questo momento, che hanno visto una riduzione nell'anno scorso, grazie a operazioni utili e intelligenti
di chi mi ha preceduto sul fronte della riduzione del numero degli sbarchi, cosa alla quale cercherò di lavorare ancora di più. Ci sono alcune stranezze, la prima etnia per sbarchi quest'anno è rappresentata da circa 3.000 cittadini tunisini. Io mi periterò di andare il prima possibile anche a incontrare il mio collega tunisino, perché mi sembra che risulti un paese libero, dotato di autonome istituzioni, non è vittime di guerre, pestilenze o carestie, e quindi cercherò di portare tutto il conforto e l'aiuto necessario da parte del popolo italiano al popolo tunisino per far sì che questi ragazzi e queste ragazze possano crescere e cercare un lavoro e una vita nel loro paese piuttosto che mettersi su un barcone. Ci sono altre 3, 4, 5 pagine, ma preferisco dedicare il tempo a voi piuttosto che a leggere numeri. Ci tengo a dire che in queste ore ho sentito tanti colleghi europei, leggevo che l'Italia è isolata, penso che non siamo mai stati così centrali e così ascoltati come in queste ore. Ho parlato col collega tedesco, con cui abbiamo condiviso il fatto che occorre tornare a ragionare di protezione delle frontiere esterne italiane come frontiere europee e non solo italiane. Non possiamo essere gli unici a fare quello che meritoriamente facciamo nel Mediterraneo, sopportandone costi economici e costi sociali. Se l'Europa c'è, batta un colpo adesso o taccia per sempre. Noi gliene abbiamo dato l'occasione e l'opportunità. Ho sentito il collega francese, nei prossimi ho sentito il collega ungherese, incontrerò il collega austriaco, ho sentito ambasciate di diversi paesi, dalla Tunisia alla Libia, e quindi c'è un'attenzione che non c'è mai stata, sta a noi adesso giocarci le carte in maniera propositiva, non solo negativa, quindi il regolamento di Dublino oggi evidentemente va superato, hanno provato a imporci una norma che avrebbe ulteriormente aggravato la situazione in Italia, con una permanenza fino a 10 anni di ulteriori migranti senza nessuna possibilità di essere accolti in altri paesi. Abbiamo concordato un no costruttivo e penso che col collega tedesco e col collega austriaco, visto che dal 1 luglio la competenza e la presidenza europea sarà dei colleghi austriaci, proporremo noi una nostra iniziativa sul fronte interno e sul fronte esterno. Ho avuto un peso notevole sulle spalle nelle scorse ore, la critica politica ci sta, è giusta, è sana. Il mio obiettivo è salvare vite, il mio obiettivo è far sì che questi bimbi possano crescere nella migliore delle maniere possibili senza scappare dai loro villaggi e dalle loro città per mettersi su gommoni che ormai i delinquenti del business del traffico di esseri umani fanno partire già sgonfi, perché tanto c'è qualcuno che va a recuperare questi disgraziati. Quindi vedremo nelle prossime ore, stanno sbarcando immigrati raccolti dalle navi delle autorità militari italiane. È tempo che gli stati tornino a essere stati. Non è possibile che siano associazioni private finanziate da chissà chi a imporre tempi e modi dell'immigrazione, perché poi basta guardare da dove arrivano alcuni finanziamenti, ma sarà oggetto di una prossima informativa. Io adoro ogni tipo di generosità, di volontariato, sono donatore di sangue, sono donatore di organi, ma quando leggo che dietro a qualche organismo c'è la Open Society Foundation di George Soros, qualche dubbio inizia a venirmi su quanto sia spontanea questa generosità. Su quanto sia spontanea questa generosità. Chiudo con una riflessione. Ama il prossimo tuo come te stesso. Giusto. Il mio prossimo quindi sono donne e bambini che fuggono dalla guerra e che sono le prime vittime della confusione che stiamo vivendo, perché quei pochi ragazzi, donne e bambini che scappano dalla guerra devono avere in casa nostra casa loro e non possono essere mischiate a un'immigrazione clandestina che porta semplicemente allo scontro sociale. Però ama il prossimo tuo come te stesso significa anche amare i milioni di italiani che in silenzio hanno perso casa, lavoro e speranza. Che hanno perso casa, lavoro e speranza.
Quindi, con tutti i miei limiti e tutti i miei difetti, farò tutto quello che è umanamente possibile per dare voce a questi rifugiati veri, agli immigrati regolari e per bene che vengono qua per costruire per se stessi e per i loro figli un futuro rispettando la nostra storia, la nostra cultura e le nostre tradizioni, e farò soprattutto di tutto perché a questi italiani che hanno perso la speranza possa tornare, e a questo dedicherò tutti i miei prossimi anni di ministro, ma soprattutto di vita, onorato di poterlo fare a disposizione del popolo italiano. Grazie a tutti. Grazie, grazie Ministro. Ha chiesto di parlare.